La particolarità di un video immobiliare è quella di fatto con la tecnologia delle fotosferiche, quella a 360 gradi, è quella di poter navigare il video, che in questo caso è fatto fondamentalmente da immagini, poterlo girare a destra, a sinistra, sopra per vedere il soffitto o a terra per vedere il pavimento. La cosa interessante è che lo si può interrompere quando sta su YouTube e continuare a guardarlo tranquillamente senza che vada avanti, così che uno non si perde praticamente l'immagine che sta osservando. E poi può tornare ad andare avanti. Abbiamo un particolare che ci fa caso, perché possiamo andare indietro, anche a video fermo possiamo guardare. Bene, in questo caso così praticamente non ci sfugge nulla dell'immobile, se non i piccoli errori dovuti proprio alla ripresa a 360 gradi, che in questo caso è fatto con una telecamera bifocale. E allora c'è il taglio netto di incrocio tra le due focali, tra le due camere. Torniamo avanti. Ecco, per esempio, anche per vedere un bagno è eccezionale. Possiamo interromperlo e vedere bene i sanitari. Qui siamo di nuovo in quel punto dove c'è la congiunzione, ma il video è più che sufficiente. Ecco qua, può bastare così, penso, no? Possiamo andare avanti in un'altra stanza, sempre con video fermo, possiamo continuare, poi farlo ripartire. Possiamo veramente vedere bene il pavimento e anche i piccoli particolari, come per esempio il limite con i soffitti, lo strato che è molto importante, quello dei soffitti, degli spigoli, dove a volte si va a depositare la condensa. Torniamo un pezzettino indietro, no? Un po' pure per guardare com'è l'impianto elettrico. Insomma, con molta calma uno vede molto bene l'immobile. Stupisce come questa tecnologia non venga ancora utilizzata dagli agenti immobiliari. Arrivederci.